È ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del Santo Bono un dodicenne napoletano contagiato dal Covid. Il ragazzo non è vaccinato e il suo stato di salute non consente il trasferimento al cotugno come vorrebbero i medici. Ora è assistito da un team specialistico alle prese con una insufficienza respiratoria critica. Ma sono anche i numeri dell'ultimo bollettino a preoccupare. In Campania si registrano 493 positivi al Covid con la curva che sfiora l'1,7%. Spicca però l'alto numero di decessi, ben 13, registrati nel consueto report quotidiano dell'Unità di crisi. In leggero aumento anche i ricoveri. Allarme per il commercio. Le associazioni di categoria invitano le persone a vaccinarsi per il timore di una nuova serrata nel periodo dello shopping natalizio. Carla Della Corte, presidente di Confcommercio Napoli, a 696 TV appoggia la linea dura sul Green Pass. I commercianti della Confcommercio chiedono il rispetto delle regole e i vaccini per tutti. Non possiamo rischiare il momento più importante dell'anno. Natale è per noi la fine di un anno veramente difficile. Quindi chiediamo il vaccino e soprattutto il Green Pass venga dato, come in Austria, solo a chi si è vaccinato. Dal governo, intanto, è in arrivo una stretta sui cortei. Stop alle manifestazioni dei fine settimana contro il Green Pass che paralizzano i commercianti delle città. La conferma arriva dal sottosegretario all'interno Carlo Sibilia. L'esponente del Movimento 5 Stelle preannuncia il via libera alle proteste, ma in forma statica come i sit-in.